Come preannunciato, abbiamo da cucinare la lampuga che abbiamo preso, che è una bella lampuga importante da 1,8 kg, e però ci accorgiamo che non abbiamo le uova, quindi volevamo farle impanate fritta. Non desistiamo dall'idea, ma dobbiamo cambiare il tipo di impanatura. Mettiamo farina, pepe, un po' d'olio e poi mescoliamo il tutto per ottenere insieme all'acqua una pastella abbastanza densa, un misto fra una tempura e un'impanatura alla siciliana, nel senso che dopo aver impanato il pesce con questa pastella abbiamo anche messo il pangrattato aromatizzato al limone. Siamo rimasti senza uova perché ricordiamoci che siamo in barca, una barca che fra l'altro è piccola e non sempre le provviste sono sufficienti per i periodi di navigazione che stabiliamo. Ci manca qualche cosa, però con un po' di inventiva riusciamo a sopperire a tutto. Entusiasmato da un video di un cuoco giapponese, ho affilato il coltello in maniera superba per imitare le sue gesta. Ho iniziato così a sfilettare la lampuga e ho ricavato con attenzione due bei filetti, belli spessi, e ho tolto anche la pelle, ho tolto anche tutte le spine e il coltello effettivamente funzionava come un rasoio. Cercando di imitare il cuoco giapponese, ho fatto dei bei cubetti di lampuga, pensando già a come sarebbero stati poi dorati nella padella. Effettivamente, una lampuga di questo peso dà dei pezzi di filetto veramente importanti. Ho condito i cubetti con sale e pepe, qui uno può sbizzarrirsi e mettere i gusti preferiti. I filetti sono stati conditi e ci prepariamo ad affogarli nella pastella, li buttiamo come se dovessero annegare, dopodiché li tiriamo su, li puliamo un pochettino e poi li passiamo nel pangrattato, aromatizzato con scorza di limone. Nel mentre l'olio è già sul fuoco, deve essere bello bollente e poi li affoghiamo in questo olio per frittura, per farli un pochettino leggeri. Comunque ho pulito solo un filetto e non sembra, ma da una lampuga da 1,8 kg, da un filetto si ricavano un mucchio di cubetti. Qui c'è da mangiare, altro che per due persone, forse anche di più. Li facciamo friggere in maniera energica nell'olio proprio scoppiettante. Effettivamente, dopo averli girati più volte, sono veramente belli dorati e pronti. E quando li tiriamo fuori e li mettiamo nei piatti, potrebbero sembrare dei bastoncini Findus, ma il gusto è di lampuga ed è tutta un'altra cosa. Veramente, veramente buoni. Mangiare il pesce fresco è sempre una grande gioia. Effettivamente ci ha stupito il fatto che non pensavamo che un'impanatura senza uovo fosse possibile e comunque risultasse così buono, così croccante e quasi quasi forse esaltato il sapore interno. Niente male, da provare. Visto il grande risultato, direi che noi l'abbiamo fatto con la lampuga, ma secondo me dovrebbe venire
eccezionale anche con qualsiasi altro tipo di pesce, ne sono sicuro.